Oggi non siamo qui solamente per visitare il nuovo stabilimento di verniciatura Lamborghini, ma anche per fare un giretto nel rinnovato museo dell'azienda. È piccolino, però ci sono delle chicche come questa incredibile. Ditemi voi il nome, dai, 350 GT, la prima vera sportiva di Ferruccio Lamborghini. È stata prodotta nel 1964 fino al 1966, una vettura veramente spettacolare, ovviamente con il motore a 12 cilindri, una macchina che aveva 280 cavalli, è stata realizzata in 120 esemplari e pensate faceva da 0 a 100 in 6 secondi e 8, una vettura bellissima con il motore a 12 cilindri, ovviamente con delle prestazioni notevoli per l'epoca, ma ovviamente anche un design a dir poco sconvolgente. La cosa bella del nuovo museo è che per ogni vettura viene abbinato a una parte multimediale, lo vedete qui con questi tablet che permettono di conoscere un po' meglio la storia di ogni modello. Questa è una Espada bellissima, è stata realizzata dal 68 al 78, 1226 esemplari, aveva potenza da 325 a 350 cavalli, naturalmente con il motore V12 4000, ma la cosa che mi piace tantissimo di questa carrozzeria Bertone era che il tetto era estremamente leggero e poi c'era questa curva che sostanzialmente era in controfase rispetto a quello che viene fatto oggi e che dava questa forma così tipica alla coda, che poi veniva giù tronca con i quattro scarichi violentissimi che uscivano da qui dietro. Guardate che roba, era una macchina bellissima con un bagagliaio pazzesco, guardate un po', 4 posti, era una vera e propria berlina da utilizzare tutti i giorni, naturalmente coupé, quindi con solamente 2 porte, ma con 4 posti comodi e lussuosi. Devo dire, una macchina ovviamente con uno stile estremamente particolare, come era molto particolare del resto anche la Lamborghini Miura. Questa è un esempio di stile, è stata realizzata il primo modello nel 1969 ed aveva la caratteristica non solo di essere bellissima, ma anche di essere una vettura dotata di un motore 12 cilindri trasversale, quindi montato esattamente così in trazione e in posizione posteriore centrale da 370 cavalli, quindi il motore era posizionato esattamente qui, ma non longitudinale come viene nelle vetture moderne, ma trasversale, questo proprio per andare a compattare la misura del passo e la dimensione della macchina stessa. Guardate la linea di questa macchina, di questa Miura, meravigliosa, bellissimo anche il colore, devo dire che è qualcosa di pazzesco questo progetto. Qui sicuramente Lamborghini si è superata nella realizzazione di questo veicolo, che andiamo a vedere, proprio dobbiamo utilizzare anche i tablet che hanno messo, hanno in costruzione dal 69 al 71, 12 cilindri, 4000, 370 cavalli, oltre 280 km orari di velocità massima, 338 le unità prodotte. Bellissimo perché si vede anche il progetto, innovazione di stile, design, apertura dei cofani, perché appunto aveva un'apertura che era inversa rispetto a quello che succedeva normalmente, peso 980 kg e poi le ciglia inconfondibili, è vero, qui attorno ai fanali che rendevano unica, come lo sguardo di una bella signorina, il look di questa macchina. Bellissima, ovviamente un prodotto a dir poco eccezionale, identificava non poco il modo di fare automobile Lamborghini, come l'ha identificato, ma qui siamo già in un'altra era, qui Ferruccio Lamborghini aveva già venduto l'azienda, l'ha venduta nel 1972, però ha sempre identificato alla grande il marchio, la Countach. Questo modello veniva realizzato su una base a telaio tubolare a treliccio di tubi, sembra un po' il telaio della Ducati all'ennesima potenza, lo vedete come è fatto con i due fianchetti che ricordano molto il telaio della Ducati, ma poi anche qui dietro vedete come è fatta la struttura di supporto del motore. Era molto diversa la costruzione delle auto sportive di allora rispetto a quelle di oggi. Poi vi farò vedere come è fatta una macchina con il telaio in carbonio, ma guardate che roba, era pazzesco. Questo è il telaio, eccolo qui, ve lo faccio vedere, anche qui potete vedere, eccolo qui, guardate come era fatto con la foto, molto bella devo dire questa idea di portare la multimedialità all'interno di questo museo. E come vedete, eccola qui la Countach LP400 dal 74 al 78, V12 4000, 375 cavalli, 315 all'ora di velocità massima, solamente 152 le unità prodotte di questa LP400, da 0 a 100 in 5 secondi e 7. La cosa bella è che era alta 1,07 m, per cui era bassissima, era più bassa di Galeazzi, attenzione, quindi anche la misura di altezza di questa carrozzeria Bertone era qualcosa di pazzesco, un vero e proprio concept a livello proprio di estetica, tuttora è modernissima. La cosa bella appunto è che montava non più il motore trasversale come poteva essere sulla Miura, ma longitudinale, quindi disposto in modo estremamente moderno rispetto a quello che poteva essere sulla Miura, perché poi tutte le vetture, diciamo, più sportive hanno avuto questo tipo di caratterizzazione. Lo stesso motore che troviamo qui sotto
in versione 5002 lo ritroviamo anche qui sull'LM002, macchina pazzesca realizzata dal 1986 al 1992. Qui la Urus trae la sua origine, Lamborghini faceva già le vetture SUV a quattro ruote motrici, 420 o 440 cavalli, più di 200 all'ora di velocità massima, 301 le unità prodotte, di cui 157 con l'iniezione elettronica, quindi era già avanti anche sotto questo punto di vista. Ve la faccio vedere anche dall'alto perché era qualcosa di spettacolare questa macchina, aveva dei consumi fotonici ed è per quello che in un periodo in cui anche il petrolio costava moltissimo, non ebbe tutto quel successo che forse oggi, se venisse fatta una vettura così violenta, potrebbe avere. Del resto la Urus, che comunque diciamo è la versione molto 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 ingentilita dal punto di vista concettuale di questa macchina, sta vendendo tantissimo, era semplicemente sbagliata l'epoca. Guardate un po' lo scarico come esce da qua dietro, insomma una macchina veramente eccezionale nel look, qualcosa di veramente spettacolare. Sempre 12 cilindri, guardate la bellezza di questa macchina, che in realtà era una macchina da corsa. Questa Sanna e Moccia sono i due collaudatori di Lamborghini, ancora oggi ci correvano loro con questa incredibile, mamma mia cos'era bella, GTR, bellissima. Io l'ho vista correre questa macchina e devo dire che era qualcosa di sconvolgente sia a livello di sound che a livello anche estetico, perché anticipava già alcuni concetti che poi sono arrivati più tardi nel mondo delle supercar, ma soprattutto era una macchina che andava fortissima. Questa è la versione stradale, si riconosce ovviamente dall'estetica con i fari, con le ruote stradali, e ovviamente appunto questa Diablo GT porta con sé tutta la cattiveria della versione da corsa, la vedete, però portandola su strada, qualcosa di incredibile. C'era già uno studio sull'aerodinamica direi assolutamente notevole, c'era l'ala regolabile, la vedete qui con il suo con la possibilità di andare a regolarne l'incidenza su due posizioni. Non so quanto potesse realmente variare il carico aerodinamico, ma sono quelle cose che noi appassionati d'auto fanno godere moltissimo. Bello l'estrattore d'aria qui dietro, bellissimo lo scarico incazzatissimo, c'era sempre questa caratteristica di puntare verso l'alto anche nell'LM002, bellissimo. Devo dire che questo museo mi entusiasma, perché comunque sono pochi pezzi ma sono quelli giusti per capire come si è sviluppata la storia di questo brand. Si è sviluppata sempre attorno al concetto del motore 12 cilindri disposto longitudinalmente o trasversalmente, comunque un motore che anche a livello di motore marino, per intenderci, è arrivato, ed anche in Formula 1 ha una grande storia questo motore, perché dovete sapere che lo stesso Senna quando provò una McLaren MP4-8 personalizzata con il V12 Lamborghini, che era tipico di quell'epoca della Formula 1, disse che era un motore eccezionale che avrebbe potuto sicuramente lottare per il mondiale l'anno successivo, e parliamo del 1994, anno in cui purtroppo morì tragicamente a Imola sulla Williams con il motore V10 Renault. Qui ci sono un po' di manualini delle vetture, uso e manutenzione, bellissimo, guardate che roba, tutto originale. Qui ci sono alcuni triangoli delle sospensioni, questo è un ricavato dal pieno, poi insomma altri pezzi che andavano a completare quelle che erano poi delle vetture eccezionali. Si gioca sempre con l'esagono, che è anche un po' l'elemento di stile di tutte le vetture. Sono stati introdotti alcuni schermi che vanno a mostrarvi alcune immagini. Mi stavo dimenticando, ma poi andiamo su velocemente, mi stavo dimenticando di questa bellissima, solamente 1000 kg di macchina, qualcosa di incredibile, tutta in fibra di carbonio. Si passa da qui con il telaio a traliccio di tubi d'acciaio a una macchina realizzata completamente in fibra di carbonio, sia per quanto riguarda la scocca sia per quanto riguarda la pelle. Pesava addirittura credo meno di 1000 kg. Adesso magari lo andiamo a vedere all'interno della scheda tecnica. La Sesto Elemento era qualcosa di pazzesco, 570 cavalli, perché aveva il motore della Gallardo dell'epoca, 5002, anno di costruzione 2010, ovviamente oltre 310 km orari, 540 Nm di coppia massima, appunto tecnologia fibra di carbonio. Andiamo a vedere, 1,75 cavalli per chilo, 999 kg, pazzesco. Era una macchina bellissima, credo che ne esista una omologata stradale, qualche pazzo è riuscita a farsi omologare stradale. Non si è mai capito quanti esemplari avevano realizzato di questo mostro, credo meno di 10 sicuramente, ma era tutta realizzata in fibra di carbonio. Guardate anche come era fatta la parte relativa alla strumentazione, bassissima,
per andare a risparmiare più peso possibile, ma soprattutto qui Lamborghini fece degli studi sul carbon forged, sul press forged, scusate, questa fibra di carbonio pressata che non ha funzioni strutturali ma ha funzione appunto di andare ad alleggerire, assicurando anche quell'estetica della fibra di carbonio, che poi è stata utilizzata da tantissimi altri costruttori. Da questo punto di vista Lamborghini è sempre stata avantissimo e anche questo sesto elemento lo dimostra. Ripasseggiamo all'interno del museo, anche qui ci sono alcuni riferimenti ovviamente agli anni 60, qua abbiamo la bellissima spada, di nuovo meraviglia delle meraviglie, ed andiamo su dove troviamo un'altra parte altrettanto bella. Qui troviamo anche degli oggetti decisamente più moderni rispetto a quelli che abbiamo visto sotto, a partire dalla Lamborghini da corsa GT3, vinto Daytona due volte, una macchina davvero incredibile. Io l'ho guidata due volte, sia nella variante 2016 che in quella 2019, molto evoluta nel corso degli anni, è stata boppizzata, quindi è stata diciamo resa diversa anche per questioni regolamentari, è stato aumentato il peso, diminuita la potenza. Questa è la prima vittoria del 2018 a Daytona di Bortolotti, macchina bellissima, sorella della Aventador. Eccola qui, un altro mezzo che, a differenza della Countach che avete visto giù, ha il telaio posteriore, ma come vedete s'aggancia alla scocca, realizzata completamente in fibra di carbonio. Tra l'altro questa fibra di carbonio viene realizzata interamente a Sant'Agata, questa vettura non esce per alcun pezzo dal perimetro di Sant'Agata, tutte le componenti di questa macchina vengono prodotte qui, quindi dal motore per arrivare appunto alla scocca, tutte le altre componenti come le sospensioni che vedete sono delle push rod, esattamente come la Formula 1. Guardate come è fatto questo schema sospensivo, è veramente una macchina di Formula 1 portata all'interno di un prodotto di serie tra virgolette. Guardate anche qua dietro come è fatta la sospensione, con il doppio braccio, il doppio triangolo sovrapposto, eccolo qui, con l'ammortizzatore disposto orizzontalmente, il cambio a 7 rapporti qui dietro a sparare le marce con una soluzione monofrizione, motore eccezionale 6.500, adesso a 760 cavalli se non ricordo male, comunque è molto cresciuta la potenza rispetto ai 700 cavalli originali ed è molto evoluta la macchina rispetto all'LP704, eccolo qui, 6.500 V12, che era diciamo nel 2010 un vero e proprio punto di riferimento a livello tecnologico, e tuttora le vetture diciamo più moderne vengono realizzate con questo schema costruttivo, alcune in carbonio e ovviamente alcune con la scocca in acciaio o in alluminio, come può essere ad esempio questa Huracan. Partiamo con calma, andiamo qui la Asterion, questa era una vettura che è stata presentata ad un salone dell'auto, mi sfugge, non mi ricordo se Ginevra o Francoforte, ma adesso la andiamo a vedere nella multimedialità. Era un esempio di come poteva essere una Lamborghini del futuro, aveva un design che poi non è stato più evoluto in termini proprio di stile, come vedete nel frontale, ma per quanto riguarda la parte meccanica sicuramente potrà dire qualcosa in futuro, perché questa anticipa sostanzialmente quello che potrebbe arrivare nel futuro della Huracan, ma anche dell'R8, ovvero una variante ibrida con tre motori elettrici. Eccolo qui, tre motori elettrici, 50 km di autonomia, 98 grammi chilometro di emissione, 910 cavalli di potenza massima da 0 a 100 in 3 secondi. Macchina comunque bella da un punto di vista estetico, ovviamente parte dalla base della Huracan per quanto riguarda la parte diciamo meccanica, ma poi viene notevolmente evoluta, eccolo qua con il suo bel motore V10 che viene coadiuvato nella spinta da tre motori elettrici. Devo dire che è bella da un punto di vista estetico questa Asterion, però poi questi stilemi che sono molto miureschi non sono poi stati riportati successivamente, ma anzi si è cercato di tirare ancora di più le linee, esattamente come è stato fatto prima con la Huracan e poi con la Aventador. Magari si riprenderanno alcune delle forme in futuro di questa Asterion, però di fatto credo che si farà un mix tra le due. Questa è bellissima perché è sostanzialmente la performante, quella con l'ala dinamica, ovvero quest'ala non è che cambia inclinazione ma sparisce dal conto complessivo della downforce attraverso questi fori che vengono alimentati da queste bocchette dell'aria, eccole qui che si aprono e si chiudono con delle valvole che sono comandate elettricamente, può generare anche torque vectoring, quindi andando a premere di più a destra o a sinistra o facendo scomparire completamente l'ala in rettilineo, quindi
la vettura riesce ad essere velocissima sul dritto ma anche con molto carico in curva. Quella funzione esiste sia davanti l'ala ma anche qui nella zona anteriore, bellissima, fotonica questa macchina, ho fatto una prova a Imola devastante, va di un forte pazzesco, stessa tecnologia che ritroviamo anche sull'Aventador SVJ che troviamo là, che è qualcosa di pazzesco. Questa è la Urus, siamo ai giorni nostri, oggi è stato inaugurato qui a Sant'Agata il nuovo stabilimento di verniciatura. Pensate che lo stabilimento di verniciatura, eccolo qui intanto come funziona, guardate il sistema ala, lo vedete? Come funziona sulla base dell'aria che entra all'interno, guardate un po' anche quello davanti, sulla base dell'ala che entra all'interno del flap si riescono ad avere più o meno si riesce ad avere più o meno lavoro sull'ala e ovviamente anche più o meno carico aerodinamico. Cosa di pazzesco, vi dicevo che è stato oggi aperto il nuovo impianto di verniciatura Lamborghini, il stabilimento di verniciatura più avanzato di tutto il gruppo Volkswagen a livello mondiale, e questo è veramente un fiore all'occhiello della Lamborghini che permette a questa azienda non solo di avere grande futuro qui a Sant'Agata, ma anche permette al gruppo Volkswagen barra Audi di utilizzare Lamborghini come antenna tecnologica per le vetture che poi arriveranno nel normale listino anche di altri brand del gruppo. Lamborghini è giusto che abbia un compito di questo genere, deve essere sempre all'avanguardia sia per quanto riguarda la parte stilistica ma anche quella prestazionale, e prodotti come questa SVJ, come la Urus e come la Huracan lo dimostrano a tutti gli effetti. Bellissima questa SVJ, da 0 a 100 in 2 secondi e 8, ovviamente trazione integrale, anche qui macchina assurda, con telaio in fibra di carbonio, un po' l'evoluzione di quello che avete visto qua, però con più cavalli ed un'elettronica che riesce a gestirla, direi, in modo più maniacale. Guardate che bellezza di questa macchina, riesce a gestirla più a misura di pilota, e devo dire che anche qui dietro, mamma mia, l'estetica di questa macchina fa veramente sognare. Un sogno a quattro ruote, è qualcosa di devastante, magari ci metto un pezzettino di video di copertura giusto per farvi sentire come suona e quanto forte può andare un oggetto del genere. Cosa va sta macchina, ragazzi? Ha uno sterzo che ti trasmette tutto quello che passa sotto le ruote, ma soprattutto il motore è esaltante, fa questa timbrica tipica del V12 a V10 60 gradi, tantissima roba, giù tutto, seconda, terza marcia, quarta marcia, appoggione, non si muove di un millimetro, l'ala ti schiaccia a terra e ti permette di sfruttare al massimo quelle che sono le caratteristiche torsionali di questo telaio in fibra di carbonio, che è rigidissimo, ma soprattutto permette a questa macchina di sfruttare al massimo la potenza di 770 cavalli. Cosa urla? Cosa urla? Qui siamo con la Huracan Evo, versione ingentilita di quello che invece è la performante, macchina che è stata semplificata nella guida rispetto a quello che potrebbe essere la vecchia Huracan, ma va molto più forte, ed è questo uno degli elementi chiave di questa nuova vettura, che sa essere estremamente bella da un punto di vista estetico ma anche un pochino più gentile rispetto a quello che può essere la performante. Sono stati spostati gli scarichi dal modello precedente, rimane ovviamente il V10 disposto longitudinalmente, cosa caratteristica di tutte le Lamborghini, l'ordine di accensione del motore con la sua bella targhetta qui dietro. Andiamo avanti, sempre su base Aventador troviamo la Centenario. Questa è una macchina che è stata realizzata in 20 esemplari coupé e 20 esemplari roadster nel 2016, sempre 6.500, 770 cavalli, 350 km orari di velocità massima, qualcosa di molto bello da un punto di vista estetico, 1,7 kg per cavallo, quindi fate voi il conto di cosa può pesare, me lo scrivete sotto nei commenti. Macchina molto bella, ovviamente molto riconoscibile, cerchio con finitura in fibra di carbonio, lo vedete qui, tutta fibra di carbonio per quanto riguarda la pelle, guardate che bellezza, e poi ovviamente anche la personalizzazione Centenario con la scritta qui sopra, sempre il V12 in vista. Qui ci sono varie soluzioni per quanto riguarda l'estetica dei cofani, come vedete in Lamborghini diciamo che ogni tanto si inventano sempre qualcosa di diverso per i loro prodotti, ma soprattutto questa coda molto ribassata che consente a questo prodotto di essere veramente eccezionale dal punto di vista estetico. Bellissimo anche il triplo scarico qui dietro con l'estrattore dell'aria violentissimo con la finitura gialla che gira tutto attorno. Macchina, oserei dire, fotonica, con il suo bel impianto carboceramico qui dietro ad esaltarmi e a ricordarmi
che queste macchine non sono belle, non sono solo belle dal punto di vista estetico, ma vanno anche forte, forte, forte. Questa è una Evo Spider, anche qui direi che siamo al top assoluto. Anche per quanto riguarda il colore, devo dire che è bello, azzeccato, mi piace. La Evo Spider con la Y, mi raccomando, e non con la I. E poi, cosa abbiamo qui? Anche qua direi che siamo assolutamente al top con la Reventon, che non è reggaeton, è Reventon, Reventon. Molto bella, era un po' un anticipo di quello che avrebbe potuto essere la Supercar del futuro, 2007, 6500 V12, 650 cavalli, più di 340 km/h di velocità massima, 20 gli esemplari costruiti. Anche questa è qualcosa di pazzesco, ricorda un po' l'F22 per quanto riguarda l'estetica, ma anche per quanto concerne le soluzioni appunto anche cromatiche. La cosa divertente è che si iniziava già a vedere la fibra di carbonio e si iniziava già a parlare ad esempio di freni carboceramici, qualcosa all'epoca direi abbastanza atipico. Motore V12 6500 era una precedente generazione rispetto a quello che poi è arrivato sull'Aventador, che è stato completamente rivisto, era base Murcielago e non base Aventador ovviamente questa macchina, però devo dire molto molto bella. Questi sono due progetti speciali basati su due generazioni di V12 diverse. Qua torniamo alla nostra GTD e qui invece abbiamo la Veneno. Anche qua siamo al massimo della violenza per quanto riguarda l'estetica. Qua Reggiani si è superato per quanto riguarda la parte aerodinamica, si poteva regolare l'incidenza dell'alettone attraverso alto, medio, basso, lo vedete, il carico dell'ala, tanta roba, l'estrattore dell'aria qui sotto, molto bello lo scarico, questo me l'ero perso come era fatto lo scarico di questa macchina, con quattro elementi quadrati che vanno ad uscire da questa pinna centrale all'interno dell'estrattore dell'aria, che definire violento è poco. Molto bello il gruppo ottico, che come vedete ricorda un po' la Y che ritroviamo anche su altri prodotti di Lamborghini. Una macchina che ovviamente sfrutta tutto quello che è la ciclistica dell'Aventador, lo vedete anche da qui l'ammortizzatore, guardate un po' com'è disposto, ma ovviamente porta con sé una pelle pazzesca. È stata fatta per festeggiare i 50 anni di Lamborghini Automobili, 750 cavalli, 355 km/h, ne esistono 12 esemplari, di cui 3 coupé e 9 Roadster. Una delle caratteristiche ovviamente era la scocca in fibra di carbonio. E poi andiamo a vedere, qua c'è un piccolo accenno di storia. Veneno is the name of the strongest, most aggressive fighting bulls ever. Ok, era uno dei tori da combattimento più grandi, è stato reso molto popolare nel 1914 perché uccise il torero José Sánchez Rodríguez, per cui un toro veramente molto aggressivo ed estremamente cazzuto. Guardate un po', e che ovviamente ha dato vita a questo mostro che ha un'aerodinamica anche qui, guardate la zona frontale, mamma mia, cos'è bella questa macchina. Andiamo avanti, questa è una Gagliardo GT stradale V10 570 cavalli, macchina questa che ha anticipato poi l'arrivo della Huracan, aveva un motore anche questo bello, era questo 10 cilindri che vedete qui. Gagliardo era diverso rispetto a quello che è arrivato successivamente, era sempre 5002 di cilindrata, aveva 560 cavalli, 540 Nm di coppia massima, era già abbastanza compatto nelle dimensioni, ma poi con l'evoluzione poi successiva del motore Huracan, insomma, si è arrivati veramente ad un livello nettamente superiore per quanto riguarda la performance. Anche qui direi che possiamo sognare con questa Concept S, che era ovviamente basata sulla Gagliardo, e si vede ovviamente dal telaio e dalla disposizione delle ruote, cosa si vede subito da dove trae origine questa macchina, ma era una biposto, però con caratteristiche di monoposto, ricorda molto gli Offshore, bellissimo questo doppio cupolino. Eccola qui, era una macchina che era stata ipotizzata dal centro stile come Concept Car, devo dire molto originale, molto bella, molto simpatica anche nel modo di concepire l'abitacolo, che comunque mantiene due posti comunicanti ma non comunica per quanto riguarda la parte alta. Eccolo qui, guardate un po' come era fatto, con lo specchietto che secondo me veniva fuori lì dal centro, giusto per arrivare all'omologazione stradale. Direi che abbiamo praticamente finito il giro all'interno del museo, è un po' cambiato ovviamente rispetto alla mostra di Senna, se siete venuti a vederla, ci sono altre vetture, ci sono altri prodotti, il museo non è molto grande, però non costa nemmeno moltissimo e secondo me vale la pena visitarlo, perché ci sono tanti
modelli che spiegano come questo brand si sia evoluto dall'anno di fondazione 1963 ad oggi, passando attraverso diverse mani, ma passando anche direi sapientemente attraverso le mani del gruppo Volkswagen, che è riuscito a puntare molto su questo brand e farne veramente un fiore all'occhiello non solo della produzione di Audi, del brand Audi, ma anche riuscendo a dargli una personalità tutta sua, tanto da riuscire ad uscire da quella che è la considerazione di una succursale dei Quattro Anelli. Questa azienda ha una sua identità, ha un suo stabilimento costruttivo, ha una sua verniciatura, ha una sua produzione interna della Aventador, perché viene tutta realizzata qui interno all'azienda, ed è una factory che riesce a mettere assieme quelle che sono le esigenze di un gruppo che è molto grande ed ha ovviamente varie tecnologie da cui si può attingere, ma anche quelle di un piccolo costruttore che deve realizzare sogni a misura di clienti di tutto il mondo. Con questo è tutto, e con questa SVJ vi lascio, non mi rimane che invitarvi a commentare qui sotto e ovviamente iscrivervi al canale, e niente, vi saluto e cerco di farmi un altro po' di giri su queste macchine, perché sono davvero bellissime, ci perdo un'altra oretta, ma se avete tempo veniteci anche voi qui a Sant'Agata. Ciao!